Prima di iniziare, diciamo, la nostra serata ed entrare nel vivo, do un attimo il microfono al nostro amico anche dell'associazione Antonio Soffiotti, perché oggi è un anniversario, insomma, un po' triste per la mensa, però voleva anche lui esprimere un ricordo velocissimo. Buonasera a tutti. Allora, io voglio ricordare i tre angeli che ci hanno lasciato un mese fa, quindi Stefania, Cristian e Nicolò. Purtroppo un mese fa loro ci hanno lasciati anche, se come dice Angelo, Fria, il marito e padre delle vittime, loro non sono morti, sono diventati nostri angeli. Purtroppo la furia del maltempo e del dissesto idrogeologico, che ora hanno scoperto tutti essere l'emergenza vera del paese, purtroppo è tornato prepotentemente questa settimana, con le vittime del Veneto, di Terracina, proprio ieri quelli in Sicilia. Quindi io, prima di iniziare, volevo ricordare tutte queste persone che ci hanno lasciato. Però una cosa la voglio dire, che secondo me la vera emergenza del paese è il dissesto idrogeologico, non è come vogliono farci credere. Il problema non è quello degli amici migranti, ma è questo il vero problema dell'Italia. Occorrerebbe un piano straordinario, come quello che fece Franklin Delano Roosevelt, un politico a cui sono molto affezionato, perché aveva una disabilità come la mia. Lui fece un grande piano per intervenire sull'ambiente americano, creando posti di lavoro e salvando molte vite, quelle che purtroppo in Italia non vengono salvate. Con questo io concludo e vi chiedo un applauso per tutte queste vittime.